canzone Un corpo e un'anima. L'8 marzo in Italia viene approvata la legge 39 che abbassa la maggiore età da 21 a 18. Il 10 maggio a Monte Carlo la Ferrari dopo 20 anni torna a vincere il Gran Premio di Monte Carlo con Niki Lauda. Il 18 maggio un'altra vittoria, la Juventus vince il suo 16° scudetto e il 2 novembre a Ostia viene barbaramente ucciso Pierpaolo Pasolini. Per l'omicidio sarà condannato il minorenne Giuseppe Pelosi. Pierpaolo Pasolini oggi avrebbe osservato con curiosità la riconoscenza che il mondo della musica gli ha riservato negli anni successivi alla sua morte. Sono stati tanti, infatti, i cantanti, gli autori a riconoscere la sua grandezza e a dedicargli delle canzoni. Contenuta in Scacchi e Tarocchi, uno dei dischi più ispirati e politici di Francesco De Gregori. Una canzone poetica e delicata. Era il 1985 e ascoltiamo Francesco De Gregori con Apa. Se c'era luna e né che occhi aveva il ragazzo, ma mi ricordo quel sapore in gola e l'odore del mare come uno schiaffo. C'era Roma così lontana, e c'era Roma così vicina, e c'era quella luce che ti chiama come una stella mattutina.
Ed è Francesco De Gregori che ci lascia questo strascico di Apà, canzone dedicata a Pierpaolo Pasolini, tratta dall'album Scacchi e Tarocchi. Siete sintonizzati su Radio CRT, questo è Mi ricordo quando, e io sono Edi De Michele. Siamo fermi nel 1985 sotto la base inconfondibile di Mi ricordo quando. Ascoltate. Torniamo appunto al 1985. Tra i singoli più venduti c'era We Are The World, poi c'era Into The Groove di Madonna e c'erano The Wild Boys dei Duran Duran. Io sfido chiunque a non ricordare quella canzone che ha fatto strappare tanti tanti capelli agli adolescenti del tempo. Beh, in classifica c'era un duetto occasionale che oserei giustamente definire leggendario, che riproposero un brano del 1964 scritto da William, Mickey Stevenson e Marvin Gaye. Sto parlando della coppia leggendaria appunto Bowie-Mick Jagger, che registrano questa cover come parte del movimento caritatevole il Live Aid, ed inizialmente si era pensato di far registrare ai due One Love di Bob Marley. Il singolo, i cui proventi andarono interamente in beneficenza, la raggiunse la vetta delle classifiche negli States e rimase per 4 settimane. Ascoltiamo David Bowie e Mick Jagger con Dancing in the Street. Siamo a CRT Radio, sono in compagnia di David Bowie e Mick Jagger e sono io, Edi De Michele. Mi piacerebbe, ogni tanto ci provo a sognare un po'. Intanto mi manca la mia base sotto, irriconoscibile, cioè la base, rieccola, Bruce Springsteen con Dancing in the Dark.
Allora, torniamo al cinema, perché a noi piace il cinema qui a Mi ricordo quando, e appunto diamo una sbirciata a quelli che erano i titoli presenti alla 57esima edizione della cerimonia di presentazione degli Oscar, che fu presentata appunto da Jack Lemmon. La statuetta come miglior film andò ad Amadeus, è un film appunto del 1984, tratta dall'omonima opera teatrale di Schoeffer, liberamente ispirata alla vita di Mozart. La storia parte dal presupposto, che sembrerebbe certamente infondato, di un antagonismo tra il giovane musicista salisburghese e il compositore veronese Antonio Salieri. La miglior canzone invece andò a Stevie Wonder, ma al secondo posto c'era un tale di nome Phil Collins, e il film era Due vite in gioco. Prima di lanciarvela, io saluto il mio amico Luca Pagano, che da quando lo conosco, purtroppo associo Phil Collins sempre a lui, cioè adesso Phil Collins e Luca Pagano, cioè Luca, ciao Luca. Bene, ascoltiamo Phil Collins con Take a Look at Me Now. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath with you. Ooh. You're the only one who really knew me at all. Walk away from me when all I can do is watch you leave. 'Cause we shared the laughter and the pain, and even shared the tears. You're the only one who really knew me at all. So take a look at me now. There's just an empty space. Ed è Phil Collins, brano che era al secondo posto come miglior canzone alla 57esima edizione per la premiazione degli Oscar. Bene, non restiamo ancora nel 1985, perché proprio adesso avrei bisogno del jingle, il famoso jingle. Ce l'abbiamo quel jingle per le uscite musicali? No, qualcosa di più gradevole, di meno allarmante.
Ecco, bene, 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 parliamo di ultime uscite musicali e ce n'è una così bella fresca fresca perché esce oggi il singolo di un giovane ma solo anagraficamente, è un cantautore piacentino, classe 1983, lui è autore di numerosi brani di NEC come Lascia che io sia, Va bene così, Una parte di me, ma anche per Mietta. Tra il 2008 e il 2009 Daniele Ronda